Buongiorno amici bianconeri, terremoto ancora sulla Juventus. Report, il famoso programma di Rai 3 ancora attacca la Juventus. Nuove intercettazioni su Allegri, su Chiellini. Comunque, quando c'è la Juve di mezzo, tutti come le iene attaccano per fare audience. Vediamo quello che succederà. Prima che approfondiamo questo discorso, vi invito come sempre: iscrivetevi al canale, lasciate un like, commentate e attivate la campanellina, così non vi perderete mai un video e siamo sempre live. Poi mi raccomando, scaricate questa bellissima app, numero 10, un'app tutta italiana, l'app del calcio, dove potete avere notizie della vostra squadra del cuore e non solo, tutta la Serie A, calcio femminile, con video, notizie in prima linea, calciomercato e tant'altro. Link in descrizione su questo video numero 10. Lei siete incedimenti, madame, messie, signore e signori, ma i signori quelli veri, quelli gobbi bianconeri della vecchia signora. Rieccoci qui, un giorno sì, un giorno. Bene. Onestamente mi stavo mettendo in pensiero, ma come mai ancora il report non si è fatto avanti, il famoso programma di Rai 3? Bene, lo ha fatto mercoledì, puntatona come si annuncia, tutto dedicato sulla Juventus, tutto dedicato su questa Juve che fa questa grande frode, intercettazione addirittura di Allegri che spiazza tutti, Chiellini. Ma io dico, finitela, ma ancora, ma basta, ma veramente la RAI e la TV nazionale si ci mette pure la... Ma la dovete finire veramente, lasciare in pace la Juve. Ma come avete ben visto, la Juve anche perdere, abbiamo preso 5 botte dal Napoli. Stiamo muti, andiamo avanti. Voi no, voi non vedete l'ora di vedere la Juve tutta affondare interamente. Da dire, e lo ripeto, che noi non affonderemo mai, perché questo video qui lo dedico a John Elkann. Perché a John Elkann? Perché io, carissimo John Elkann, tanto non mi ascolterai perché lo so che è impossibile che mi vieni ad ascoltare, ma se lo fai, ricordati che solo tu ora puoi veramente salvarci da questa barca che vogliono farci affondare, perché cercheranno in tutti i modi di farci affondare, in tutti i modi, come dire, per buttarci fango. Johnny, devi reagire perché tu sei il padrone della Juve, tu devi svegliarti e lo dobbiamo finire con questo mutismo selettivo che c'è intorno alla società Juve. Ci avete abbandonato noi tifosi e questa è una cosa che non va assolutamente bene. Io spero che voi avete un piano di difesa, perché quello che sta succedendo non è ammissibile, non è accettato da noi tifosi, perché se si ci mette pure ora il report, mercoledì questi qua faranno di tutto per buttarci fango, faranno di tutto per far uscire l'impossibile. Ma la cosa che io vi dico, soprattutto ai tifosi della Juve, che dovete stare tranquilli, e vi dico anche perché, loro un'intercettazione, scusate, piccola così, la fanno diventare gigantesca per accusare la Juve, per, come dire, aggravare la situazione, addirittura un Allegri che chissà cosa racconta, Allegri che parla di imbrogli, ma finitela. Se dovete fare ascolti, credetemi, guardate un bel film, come dire, non voglio parlare, ma mi avete capito? Meglio guardate un film, mettete in prima serata un film così, forse è meglio, ma la Juve lasciatela stare, perché la Juve, lo so, a voi la Juve vi fa godere. Vi fa godere meglio di un film di quelli lì, ma dovete stare soltanto muti e sciacquarvi sempre la bocca quando parlate della Juve. Questo qua ora è un grandissimo colpo basso della Rai, ci mette pure il report di mezzo, perché ovviamente ora no, ora dobbiamo far vedere quello che ha detto Allegri, la Juve, le plusvalenze, il falso in bilancio, lo ripeto già, il falso in bilancio della Juve, le plusvalenze, come dite voi, tutte queste intercettazioni andatela a cercare in tutte le altre società che di imbrogli ne fanno il triplo, il quadruplo. Ma ovviamente attaccate alla Juve perché a voi vi fa notizia, perché a voi vi fa comodo, perché gli anti-juventini non hanno una vita, non avete una vita voi anti-juventini, voi avete soltanto un obiettivo: rompere le scatole alla Juventus. Già da quando cresce un bambino lo educate con l'odio verso la Juve. Questa è la verità. Questo non è sport. Questo non è calcio. Lo state trasformando in un'agonia.
in qualcosa di brutto e non vi rendete conto. Non vi rendete conto che i 9 scudetti consecutivi vinti dalla Juve vi hanno fatto male. Vi hanno fatto malissimo, ma molto male. Ancora le dovete digerire. Quando ogni anno a maggio si chiudeva un campionato, Juve campione d'Italia. L'anno dopo, Juve campione d'Italia. L'anno dopo, Juve campione d'Italia. Mamma che notti insonne, mamma che incubi che avevate. Ora fermiamola, fermiamola, ma siete tranquilli che noi ci stiamo fermando da solo. Come avete visto, contro il Napoli abbiamo messo i nostri limiti. Il Napoli ha dimostrato di essere superiore, anche che qualche gol ce lo siamo fatti noi. Perciò state tranquilli, rilassatevi, che la Juve ha dimostrato che i limiti ce l'ha. Non c'è bisogno di inventarsi tante giustizie sportive per rompere le scatole, perché come la Juve inizia a salire, tagliamogli le ali. Tagliamo le ali a questa società, a questa squadra che abbiamo paura. Non è che magari se ne esce con altri 9 scudetti consecutivi. Bene, fate la prova a penalizzarci. Fate la prova a mandarci in B. Quando torneremo, sarà ancora peggio. Non saranno 9, saranno il doppio. Zittiremo tutto il mondo calcistico vincendo, ma tanto ve lo dico chiaramente, rilassatevi, la Juventus non andrà in Serie B, la Juventus non prenderà punti di penalizzazione, fate soltanto pubblicità per riempirvi i cuori di cose che non esistono. Ricordatevi, non prenderemo penalizzazioni, non ci sarà Serie B, non ci saranno, come qualcuno pensa, la Juve la manderanno in Serie C, sarà radiata. No, cari miei, perché se questa nave del calcio affonda, affondiamo tutti, dalla Juve al Milan, al Napoli, all'Inter, Roma, Lazio, tutti cari miei, lasciate in pace la Juve, perché se vi tirate la Juve, vi tirate dietro tutto, vi tirerete dietro il calcio scomparirà il calcio, e lo sapete perché? Perché il calcio oggi, se andiamo a guardare in fondo, ma proprio in fondo, proprio nei meandri, non c'è società che agisce in maniera pulita, che sia chiaro. Ovviamente sono stati costretti tutti, come dire, dal Covid, una situazione inaspettata, una situazione che non se l'aspettava nessuno. E allora qualcuno ha agito anche in una maniera per salvarsi, ma lo hanno fatto tutti. Ma se lo fa la Juve, è peccato. Se lo fa l'Inter, poverina. Se lo fa il Milan, ci può stare. Se lo fa il Napoli, chi sarà mai? Ma se lo fa la Juve, diventa grave. Gravi siete voi che avete quest'odio per la Juventus. Ma state tranquilli, calmati, rilassati, prendetevi una mentina in bocca e respirate bene. Perché la Juve, ve lo dico, se non quest'anno, il prossimo anno, noi torneremo. Voi tornerete a piangere, noi torneremo a vincere. E questo processo finirà in una grigliata profumata di carne, dove noi mangeremo la grigliata e voi guarderete le ossa nel cestino dell'immondizia. Questa è la verità. Signori miei, io vi voglio bene, vi saluto qui, se ci sono grandi notizie faremo un altro video, sicuramente, in pomeriggio, se no ci rivediamo domani mattina. Amici bianco, mi raccomando, iscrivetevi a questo canale, vi voglio bene, fino alla fine, forza Juventus, me ne vaio, ossa benedica a tutti, un saluto lo mandiamo a Cristian, lui sa chi è un bambino che vuole del mio saluto e io te lo mando, ciao!